Buonasera, benvenuti all'intervista Tu per Tu questa sera con Daniela Furiani che ha accettato il nostro invito, noi le siamo grati. Daniela Furiani, credo che la conoscano tutti quelli che vivono intorno a Ferrara, provincia, ormai la tua fama si è estesa anche altrove, comunque sicuramente tutti quelli che sono abituali telespettatori di Telestense, dove Daniela Furiani viene spesso per parlare delle iniziative, dei progetti anche molto impegnativi di ADO. ADO è un'associazione di volontariato, una onlus che si è anche trasformata in fondazione e che ha creato questa Casa della Solidarietà già diversi anni fa e adesso da alcuni anni si è impegnata in un nuovo progetto di assistenza ai malati gravi di tipo neurologico che hanno delle gravi patologie, diciamo, degenerative ed è la Casa del Sollievo, di cui adesso Daniela ci dirai, si è già iniziato, come dire, il cantiere e siete alle fondamenta. Sì, siamo già partiti. È stato un periodo molto difficile. Perché il complesso è complicata questa casa, ci sono diverse, c'è il prefabbricato, c'è la parte con il cemento, c'è la parte con legno, insomma poi abbiamo diviso per settori, ci sono le cucine, c'è un ristorante, ci sono gli ambulatori, insomma mettere insieme tutti questi pezzi è stata una cosa molto complessa. Adesso tutte le pietrine si sono incastrate una dentro l'altra, si parte e non ci si ferma più. Ecco, si parte e si parte con una somma già raccolta. Noi ricordiamo l'iniziativa della raccolta, diciamo, presso tutti i cittadini e gli amici che aveva anche uno slogan, però. Con 50 euro compro un mattone, vedrai costruita una casa, inciso il tuo nome. E com'è andata questa È andata raccolta? bene, abbiamo raccolto 1 milione di euro. Quindi noi continuiamo a raccogliere ancora i soldi del mattone. Poi abbiamo pensato che nella piazza davanti alla casa ci saranno dei mattoni e già dovremo cominciare già adesso a scrivere delle piastrine dove ci sono i nomi delle Inciso. persone che hanno comprato i mattoni. Ecco. E Perché quindi, quello che diciamo dobbiamo mantenerlo. certo, è vero, che poi è nello stile di ADO quello di riconoscere, diciamo, a chi contribuisce, di riconoscere, diciamo, anche nel nome, anche nella Casa della Solidarietà, in Ci sono i sostanza, nomi, ci sì. sono i nomi di chi ha contribuito generosamente. Diciamo che però 1 milione di euro non sono nemmeno stati sufficienti per avviare il cantiere, perché invece ne avete raccolti 3 3 milioni. milioni, sì, abbiamo Però. avuto una donazione di 1 milione di un signore che non abbiamo mai conosciuto e non sappiamo nemmeno chi sia, ma ci ha lasciato 1 milione di euro. Altre sono altre donazioni di altre persone che sono, chi ha una parte che sono decedute e ci hanno lasciato chi 200, chi 300, chi 500, insomma abbiamo a disposizione 3 milioni di euro. Ma quello che è bello è che l'urbanizzazione che è già stata fatta, 800.000 euro, le abbiamo già pagate con il nostro lavoro. Quindi abbiamo raccolto nei nostri mercatini, nelle nostre iniziative, risparmiando al centesimo, perché da me proprio non si spende una lira, ma tutti si accumulano. Quindi il lavoro di urbanizzazione è già stato completamente pagato con il lavoro extra, che non ha niente a che vedere con i Con la 3 milioni che raccolta. Ho abbiamo raccolto. capito. Quindi l'arte, diciamo così, del risparmio e della raccolta, diciamo, di donazioni anche piccole ma Piccole, sì. generose. E vi appartiene. Poi con questi mercatini, i volontari dell'ADO, che è un'associazione che da sempre fa assistenza domiciliare ai malati oncologici, e in più ha costruito questa Casa della Solidarietà Sì. dove vengono ricoverati per periodi di tempo Nostri. malati molto gravi, anche per dare un sollievo alle famiglie. La Casa del Sollievo riflette, diciamo, la stessa filosofia, però sono diversi gli ammalati. Sì. Sono malati che vengono per dei periodi a sollievo delle famiglie. Non è facile spiegare per questa casa come nasce, perché è diversa da tutte le altre cose. Pensa che in questa casa tanto hanno tutti il giardino privato. Quindi io me lo vedo tutte le sere, questa casa finita. Poi oltretutto c'è un teatro, ma il teatro non è il teatro di concorrenza al nuovo o al teatro comunale, no, è un teatro destinato ai giovani che devono produrre. Quindi i miei malati vanno a vedere le prove, le scuole, i convegni, la musica che i giovani vogliono fare e lì hanno un teatro a loro disposizione. Quindi devi dare, tu prova a pensare, hai un mal di testa.
e sei là da sola al buio, viene qualcuno che ti dice qualcosa di particolare, la tua mente per quell'attimo si distrae, per quell'attimo il tuo mal di testa scompare. Quindi questo di creare qualche cosa per togliere il dolore o il pensiero alle persone è un aiuto enorme. Non puoi lasciare un malato sempre a guardare il soffitto. Certo, solo lo porti fuori con la sua malattia, con la realtà, diciamo. E quindi lo fai vivere, anche se lui non ha più vita. Diciamo perché non che voi portate più. Un pezzo di città dentro la casa della sollievo. È così? Sì, noi vogliamo proprio che sia una città dentro la città. In questa città ci sarà anche il ristorante, ci sono le cucine, ci sono gli ambulatori, ma questo ristorante, il parco verde, tutto quanto, deve essere anche gestito dai giovani che hanno delle problematiche, che per loro sarebbe difficile trovare un posto di lavoro fuori, ma che lì possono inserirsi e lavorare. Poi c'è la palestra, c'è il barbiere, c'è il parrucchiere, ci sono ma è solo per chi sarà ricoverato? Anche l'esterno può venire, anche l'esterno. Perché l'esterno ci aiuta a mantenere la struttura. Quindi noi possiamo fare cene con spettacolo, perché no? Possiamo fare una gran tombola, perché no? Possiamo far vivere in un rione, nell'angolo della nostra città, qualcosa che poi ci serve anche per mantenere la struttura. Ecco, e a proposito di fare rivivere, direi, la Casa del Sollievo è collocata abbastanza vicino alla Casa della Solidarietà, in un'area periferica, che è vicino ad una residenza per anziani. La Caterina, sì. Residenza Caterina. Ecco, e potrebbe diventare un luogo non ghettizzato, ma un luogo che attrae. Ecco, è un po' una tua, diciamo, una tua filosofia, quella di abbattere le barriere tra la malattia e il mondo dei sani, chiamiamoli così. No, no, anche i malati possono essere sani se tu li fai vivere. Quindi li devi far parlare, li devi far vivere nel piccolo rione dove tu hai creato. Mai considerarlo una persona malata. Lo devi pensare una persona che ha un momento di aiuto e tu devi riuscire a dargli quell'aiuto. È come quando noi abbracciamo una famiglia perché il suo familiare è morto, ma non si sente sola quella famiglia perché vicino a lei ci sono delle persone che l'abbracciano, che l'aiutano, che la sostengono. Così è quello lì. Noi aiutiamo la famiglia, il malato, a non essere più quel malato grave che è. È qualcosa di nuovo che noi vogliamo fare. Allora io me la vedo questa casa e vorrei trasmettere alle persone quello che noi stiamo facendo, un qualcosa che non c'è, che non qualcosa c'è. Di nuovo. Ecco. Ma d'altra parte il fatto che la città risponda sta ad indicare che comunque se anche non c'è questa comprensione, come dire, fino in fondo di quello che sarà la Casa del Sollievo, comunque c'è una grande fiducia in voi, no? Certo, sì. In te, Daniela, nei tuoi collaboratori. Sì, sì. Ho delle brave persone con me, veramente. Ecco. Quindi c'è una città che risponde anche in un momento difficile, un momento molto lungo, perché ormai sono anni di difficoltà economica della città, della provincia, del mondo che ci circonda, ecco, e certamente ne risentirete. Certo, anche noi ne risentiamo, anche noi, anche se inventiamo delle cose, diciamo, per esempio lo spettacolo che noi andiamo a fare, abbiamo tenuto i prezzi molto bassi. Prima di addentrarci, diciamo per chi ci segue che questa mattina è stato presentato anche alla presenza del vice sindaco di Ferrara e quindi c'è la città che partecipa in sostanza, il concerto che si terrà al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, martedì 18, e che ha come, chiamiamolo, titolo Note di Solidarietà, che è abbastanza esplicito. Ed è un concerto dove un'orchestra tedesca ha un nome per me impronunciabile, ma provo, orchestra Heinrich Heine Sinfoniker, che ha come direttore Desa Suleimani, ecco, con il coro di Santo Spirito, con la corale Vittoria Veneziana, il coro dell'Università di Ferrara, quindi come maestro del coro Francesco Pinamonti, Maria Elena Mazzella come direttore di Core Fantasy. Quindi è veramente, come dire, un momento in cui l'alta musica si sposa con la solidarietà e poi c'è questa partecipazione anche di artisti ferraresi. Certo, è un insieme, un miscuglio di questo. Si autofinanziano, non ci costano una lira, vengono tutti completamente gratuitamente per fare questo concerto, quindi l'appello che io lancio ai ferraresi, non abbandonate, ma facciamo in maniera che ci sia il teatro, non dico strapieno, ma insomma abbastanza pieno. Ma diciamolo pure, pieno, strapieno. Magari anche per far dimostrare che anche noi rispondiamo. I prezzi io li ho tenuti molto bassi, li dico 15 euro la platea e i palchi centrali, 10 i palchi laterali, 8 la galleria e 5 il logione. Quindi
perché io sono convinta che la cultura deve essere alla portata di tutti. Mi diceva sempre un grande direttore d'orchestra, per chi non ama la musica, siediti e ascolta e imparerai ad amare la musica. Quando io dico venite a sentire un concerto, ma la musica lì, l'ampiasmina, non è vero. Basta sedersi ed ascoltare, poi la musica ti trascina. Quindi è un momento di solidarietà per tutti, di aiuto per il nuovo progetto e dimostriamo a chi viene da lontano che siamo presenti per questo evento. È importante, poi ci saranno musiche, io sto leggendo un po' dal programma, sì, di Mozart, di Brahms, di Beethoven. Quindi c'è anche il coro abbinato a tutti i cori. C'è questo core fantasy, insomma. Diciamo che questi cori che aggiungono anche, no, un particolare calore, sì, molto, sì, spesso all'esecuzione musicale. Vorremmo fare una specie di promozione di questo concerto, perché è un concerto che vale di per sé, ma vale il doppio perché questi artisti, sì, certo, lo fanno per la Casa del Sollievo. Per noi. Quindi torniamo allora alla Casa del Sollievo. Cerchiamo di immaginarci, no? Quando, intanto diciamo che per portarla a termine il piano finanziario è di 8 milioni di euro. Quindi non siamo neanche a metà della strada. Quindi sappiatelo tutti, mettetevi una mano sul cuore e una in tasca, perché ADO, per la Casa del Sollievo, ha bisogno di raccogliere da qui a quando sarà finita, speriamo non troppo lontano, altri 5 milioni di euro, un po' con i mercatini della solidarietà, siamo vicini a Natale, sì, un po' con spettacoli, calcoli, come questo. Sì, che ne facciamo, ne abbiamo sempre tantissime, presentazioni di libri, a parte i concerti, facciamo spettacoli a sale estense, comici, facciamo infine le scuole di ballo, adesso ci siamo messi anche a fare il buracco, io non sono una giocatrice di carte, ma sto organizzando anche il buracco, perché mi sa che sta andando molto bene, insomma chi più ne ha più ne metta, e quindi questa è una delle cose importanti. Però quello che vorrei dire anche ai cittadini, a parte il teatro, che il teatro l'abbiamo dato in mano all'università, l'università ci sta aiutando per realizzare questo teatro, ne stanno facendo uno, mi pare, qui in provincia, e sono d'accordo anche a darci una mano per questo teatro, che è destinato ai giovani. E quello che io voglio dire è un teatro che i giovani possono produrre spettacoli, dare lavoro ai giovani, ai musicisti, a quelli che fanno spettacoli teatrali, a quelli che fanno dei cabaret, a qualunque iniziativa. Tanto per essere chiari, noi l'anno scorso abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo messo su la sartoria, facciamo scuola di sartoria. Le signore che sono venute hanno imparato a cucire, sono veramente brave, quest'anno facciamo i modelli dell'ADO. Continuiamo la sartoria, siccome ci regalano tanta stoffa, facciamo dei vestitini estivi e poi faremo la sfilata e quindi avremo gli abiti costruiti da noi. E quindi questo è un momento per aiutare la gente, poi tu vedi come lavoriamo, quando hai qualcosa da fare puoi venire alla sartoria dell'ADO, spendi meno che andare da un'altra parte. Ma dov'è la sartoria dell'ADO? Nella nostra struttura, abbiamo una stanza giù, sì, adesso poi faremo scuola di chitarra per i bambini, abbiamo un pianoforte, pensiamo a fare scuole, cioè l'inglese, cerchiamo di coinvolgere le persone a frequentarci, perché non è che perché abbiamo fatto la festa della famiglia nel nostro giardino, per i bambini e per la famiglia, abbiamo fatto le cene al lume di candela, le abbiamo fatte all'interno del nostro cortile, dove i volontari compravano la roba e facevano da mangiare. Quindi tutto quanto si raccoglie per portare avanti. Poi abbiamo le banche che ci rincorrono, che tutte quante vogliono essere banche di aiuto al progetto della casa. Sono andata alla mostra della ceramica, perché il materiale ce lo andiamo a comprare noi, ma lo andiamo a comprare dove lo fabbricano, e abbiamo già avuto la visita di 3 ditte che sono tutte interessate a questo progetto, perché è una finestra aperta a livello nazionale. Quindi è questo che a me piacerebbe capire, di fare. È un progetto anche molto innovativo, proprio, sì, per questa, diciamo così, osmosi, no? Che c'è fra la città, fra diverse categorie di persone, di tutte le età. Per questa voglia di fare non solo feste, ma anche scuola, formazione, quindi di essere utili. Certo, ecco, certo. Questa è una novità assoluta. Ci sono tante associazioni qui nel nostro territorio, certo, però l'errore di questo è che ognuno lavora per conto proprio. Non è così che si deve fare.
Ci sono le associazioni della sclerosi multipla, nessuno è venuto a dire: Daniele, ti aiutiamo, ci mettiamo insieme, cerchiamo di aiutarti, perché poi verranno i nostri malati qui. Tutti se ne stanno chiusi nella loro casetta, nessuno partecipa ed è sbagliato. Perché non è che una cosa sia della Furiani o la casa della Furiani, ma è la casa di tutti, è questo che... Perché la Furiani diventa vecchia, un bel giorno se ne andrà, ma questa qui rimane, e rimane per tutti quanti che ne abbiano bisogno. Hai toccato un tasto dolente. Lo so. E cioè quello della difficoltà, non credo che sia solo dei ferraresi, credo che sia un po' di tutti noi probabilmente, sarà legato anche alle generazioni, sarà legato ad un momento storico in cui probabilmente mettersi insieme, seppure tanto predicato, è sempre più difficile. Ecco, però il tasto dolente è proprio questa difficoltà ad oltrepassare il proprio recinto, è così. Quindi quando diciamo bisogna fare rete, bisogna fare sistema, tu ci stai dicendo che neppure in questa iniziativa in cui ci sono dei benefici per tante, le associazioni restano un po' sorde. A me, per esempio, lo stesso concerto che viene fatto a Ferrara lo facciamo a Treviso. Uh-huh. Quando mi hanno offerto, abbiamo cercato tante, poi dopo il teatro comunale mi ha dato una mano, mi ha trovato a Treviso. Io ho detto molto semplicemente: noi non siamo conosciuti a Treviso. Non c'è un'associazione che abbia le nostre finalità, che loro ci aiutano nel vendere i biglietti e alla fine dividiamo l'incasso in due. Non vi posso dire la gioia del direttore del teatro, perché a Treviso c'è un'associazione che ha costruito un hospice con le nostre stesse finalità. Ci siamo sentiti al telefono col presidente e lavoriamo insieme. Quindi questo spettacolo verrà fatto insieme a tutti e due nei nostri programmi. Io ringrazio loro, loro ringraziano me, e abbiamo imparato a conoscerci e a lavorare insieme. Perché non farlo anche per altre cose? Bene, anche questa è una grande, diciamo così, dimostrazione di lungimiranza, cioè bisogna oltrepassare. Oggi vanno di moda, purtroppo, ahimè, i muri che vengono alzati sempre di più. In realtà i muri, bisogna batterli e superare anche quei confini invisibili che ci sono fra le persone, certo, e le associazioni. Certo. Ecco, come chiudiamo questa intervista, Daniela? Diamo l'appuntamento intanto tassativo al concerto. 18 sera, notte di solidarietà. Aspetto tutta Ferrara al concerto, magari. Ecco, tutta, e poi dobbiamo... E poi dico, continuate a comprare i mattoni. Venite, non andate a fare la spesa alla Coppa, ma passate a lato, questo è il mio slogan. No, sotto il Natale noi sapete che abbiamo i nostri panpapati, abbiamo il nostro formaggio grana tutti gli anni, abbiamo le stelle di Natale, adesso facciamo la campagna dei ciclamini, insomma abbiamo le solite cose che noi vendiamo tutti gli anni, e quindi vi aspettiamo numerosi. Vedo che la gente risponde nei nostri mercatini, ci dona tantissimo, e qui devo ringraziare tutti i cittadini che ci donano mobili, ci donano vestiario, anche cose molto belle, e anche quelli che vengono a comprarle. Certo. Perché, dico la verità, la gente ne compra, i prezzi sono molto bassi perché dobbiamo realizzare molto, e quindi la cittadinanza va ringraziata. Certo, noi siamo in un momento che abbiamo bisogno tanto, perché mantenere una struttura con 56 dipendenti e costruirne un'altra, c'è da restare svegli alla notte. C'è da stare svegli alla notte. Io spero anche di dormire qualche volta. Ecco. Va bene, fino adesso diciamo le cose, anche se con difficoltà, con tutti i problemi, sei sempre riuscita a realizzarli. Sì. Vogliamo ricordare le sedi, diciamo, dove si fanno i mercatini ADO e dove ADO si presenta? Adesso, noi tanto dobbiamo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, che è già più di 2 anni che ci dà quel negozio in via Cairoli, che è molto carino ed è gestito, addirittura me lo gestisse un ex direttore di banca con un medico che lavorava all'ospedale Sant'Anna, che è andato in pensione. Sono diventati volontari e si sono messi a fare i commercianti. Quindi anche, sono anche bravi. E poi dopo abbiamo l'ufficio di Ripa Grande, poi abbiamo Comacchio, dove abbiamo la sede di Comacchio, abbiamo Porto Maggiore, dove abbiamo sempre una sede anche là, e abbiamo anche Copparo. Questi sono i nostri punti di riferimento. Poi abbiamo il nostro mercatino di via Ippodromo numero 2, dove lì trovi un po' di tutto. Ecco, quindi lo diciamo che l'ADO ha questa apertura almeno provinciale. Certo, sì. È vero, quindi è tutta la Ferrara, diciamo, sì, che è coinvolta. Cioè, noi siamo nati per Ferrara e per la nostra provincia. Certo. Questo è proprio il nostro scopo, lavorare bene per persone, per un piccolo gruppo, perché lavorare per le cose a livello nazionale bisogna essere preparati in maniera diversa. Noi siamo preparati per curare bene i nostri ammalati di questo territorio. Bene. E quindi cerchiamo di mettergliela tutta. Ecco, noi cercheremo di sostenere, come se abbiamo fatto in passato, questo progetto, e naturalmente esortiamo tutti ad ascoltare,
ti facciamo dire ancora lo slogan. 50 euro, compro un mattone, vedrai costruita una casa e inciso il tuo nome. Grazie. Grazie a te Daniela Fragnani, grazie a voi dell'attenzione. Grazie.